Nonostante sia sfumato solo per un soffio, il sogno di indossare la coroncina Chiara Esposito, reduce dalla finale di Miss Italia, non ha perso il sorriso e si dice pronta a nuove importanti esperienze nel campo dello spettacolo. Ieri la 18enne, che ha comunque conquistato la fascia di Miss Eleganza, è stata accolta al Palazzo di Città Giarrese dal sindaco Angelo Danna, dall'assessore al turismo Piero Mangano e dal presidente del Consiglio Comunale Francesco Longo. A un passo dalle prime 5, classificata tra le prime 10, una grandissima soddisfazione, come dicevi, aver portato a casa il titolo di Miss Eleganza è veramente, veramente una cosa unica, perché io ormai faccio riferimento alla grande del cinema, Sofia Loren pure lei vinse la fascia di Miss Eleganza, quindi magari incrocio le dita e chissà, magari la fortuna bacia anche a me come lei, quindi sono speranzosa. Poi tornare a Giarre e vedere veramente la città che mi riconosce, mi saluta, mi gratifica per aver raggiunto quell'obiettivo che non mi aspettavo, veramente raggiungere i primi 10, come dicevo prima, una grandissima soddisfazione, quindi già si è sentita e sono felice di aver portato questa fascia proprio qua. Adesso la giovane proseguirà gli studi e continuerà a coltivare con serietà la propria passione. Primo obiettivo, diploma. Quest'anno frequenterò l'ultimo anno del liceo artistico, contemporaneamente studio recitazione e dizione, proprio perché nel mio futuro mi vedo, non so, magari un'attrice, mi piacerebbe tanto varcare il mondo dello spettacolo, quindi come dicevo prima spero bene, ci stiamo preparando. Non nasconde la soddisfazione per i successi nazionali di Chiara Esposito anche Michele Maccarrone, che solo 3 anni fa la incoronò Miss Lead in passerella. È stato bellissimo, ci credevamo tutti, ci avete creduto voi, ci ha creduto la città, abbiamo tappezzato i muri di Giarre e anche dei centri vicinioli, tutto sommato siamo contenti del risultato che lei ha ottenuto. È sempre una gran bella Miss Lead in passerella che mi ha dato un'altra delle belle soddisfazioni, essendo riparte nelle 10 finaliste di Miss Italia.